Grande appuntamento ad Arquapolesine con la 48esima edizione del Maggio Arquatese, organizzata dal Comune di Arquapolesine e la provincia di Rovigo. Dal 21 maggio al 1 giugno, per 10 giorni, un numerosissimo pubblico ha affollato le vie di Arquà, seguendo tutti gli eventi in programma, dai tornei di calcetto e pallavolo alle esibizioni di hip hop, alla musica dal vivo e agli spettacoli di danza moderna. 24esima edizione del Palio degli Occhi e noi stiamo cercando di capire questa sera cosa esattamente sia il Palio degli Occhi, come si suddividono le varie contrade, e noi giustamente abbiamo chiesto a una che è una contradaiola, abbiamo con noi Camilla. Camilla, tu sei della contrada di? Degli Scoari. Degli Scoari, che non si capisce quale sia la contrada, però è una contrada... Delle Terre Alte. Delle Terre Alte, la contrada delle Terre Alte. Allora, insieme con i Stestali, ecco. Sono le due contrade che stanno assieme. Ah, perché delle quattro contrade... Sì, il paese è suddiviso in quattro rioni, sono le terre alte e le terre basse. Terre alte fanno parte i Scoari e gli Stestari, terre basse i Lanaroli e i Redinari. Ho capito, non ho capito niente, però è una cosa bella quella che bella, ha detto. Bella, infatti. È reale, che esiste. Reale, questa sì. Sera queste quattro contrade, due da una parte, due dall'altra a questo punto, ecco, si sfideranno in questo Palio degli Occhi. Tra l'altro possiamo già vedere adesso, mentre la nostra Camilla ci spiegherà, quali sono i regnanti, perché esiste anche un principe e una principessa. Sì, abbiamo il Duca d'Este, che è il principe insieme con la principessa, che sono vestiti di verde. Mentre invece gli altri che stanno a fianco sono? Sono i nobili delle quattro contrade. Alla fine ci sarà la corsa finale del loco che assegnerà il palio. Perfetto, bene. E credo che il modo migliore per capire esattamente quello che ci ha detto Camilla è seguire il palio. E seguire il palio, infatti. Perfetto. Grande seguito anche per il famoso Palio degli Occhi, che ha visto sfidarsi le quattro contrade di Arquapolesine. Palio che affonda le sue radici nell'antichità e che non manca ogni anno di entusiasmare tutti i presenti. Il Palio degli Occhi è fatto anche da persone che in realtà curano tutto quello che sta dietro le quinte. Abbiamo con noi William, buonasera William. Buonasera. Lei è pronto per il Palio? Sì, fantastico. Sempre. Lei allena loco? Ma qualche volta. In che senso? Dopo quando si mangia, diciamo così. Ah, ecco, lei dà da mangiare al loco. Sì. Perfetto, lei ochizza ogni tanto. Sì. Perché il loco bisogna tenerlo sotto controllo. Sì. Ma di solito un loco mangia... grano turco, carne umana, no, per carità, pezzo di gamba, no, mangia erba, grano turco, quindi, grano e tutto, quindi costa poco. Sì. E poi dopo, quando loco arriva a un'età X, lei allora, se lo mangia. Sì. La vittoria è andata alla contrada dei Cestari, premiati dal principe e dalla principessa. Accanto agli eventi, l'immancabile degustazione di prodotti tipici che hanno deliziato il palato anche del nostro staff. Stiamo degustando salame di carne. Ecco, perché qui c'è di tutto e questo è salame di? Maiale di casa. Ecco, però se essendo il Palio degli Occhi, secondo me dovrebbe essere salame da occo, no? Non esiste. Ma qua gli occhi mangiano lo stesso. Ah, perché qua in realtà gli occhi si nutrono con questo salame. Lei si chiama? Andrea. Andrea, di quale contrada è lei? Lanaroi. Lanaroi. Centro, perfetto, non lo sa neanche lui. Lei sa qual è la sua contrada, cioè lei sa tornare a casa la sera? Abito qui dietro, quindi. Ah, perfetto, ecco. Durante una serata di questo tipo si rischia di bere un po' troppo? No. Noi no, gli altri no. Tutti. Gli altri tutti, perfetto. Lei è in forma? Sì. Infatti si vede subito che c'ha l'occhietto vispo. Sì. Però io vorrei farvi assaggiare il salame. Però attenzione. Sotto banco, ecco, perfetto, perché ha tutto l'insieme. Questo è più buono. Ah, ecco, allora solo per quelli che se ne intendono c'è il salame buono, perfetto. Grande successo hanno ottenuto gli spettacoli dei fuochi di artificio della ditta Martarello, che soprattutto nella serata conclusiva di martedì 1 giugno ha stupito il numerosissimo pubblico presente con un esaltante show piromusicale, dove ai fuochi è stata abbinata una coinvolgente colonna sonora. 48esima edizione del Maggio Arquatese, un grande successo, un grande divertimento. L'appuntamento è rinviato al maggio 2011 per una nuova, avvincente e divertente edizione.